Gentili amici di Canale 15, buonasera, ci troviamo a Modica per l'occasione della festa di San Giorgio. Arriva in questo momento la banda musicale a gloria della festa di San Giorgio. Chi vi parla è Zero Sortino e siamo in diretta streaming da Modica. Inizia così la festa di San Giorgio a Modica, con questi squilli di tromba. Tra un po' vedremo, ecco, stanno aprendo il portone della cattedrale in questo momento. Tra un po' vedremo le immagini dell'uscita del simulacro di San Giorgio qui a Modica. Ecco, si sente già un movimento nelle persone, la banda musicale inizia a suonare la marcia di San Giorgio. Dalla cattedrale si può benissimo vedere l'uscita del primo stendardo, quindi tra un po' vedremo sicuramente il simulacro di San Giorgio apparire tra la folla qui a Modica. Oggi 8 maggio 2011. Meraviglioso queste trombe dell'era medievale, sono i tamburi di Giarratana. Praticamente annunciano l'uscita di San Giorgio. Avvicina lentamente il fercolo di San Giorgio davanti al sagrato della cattedrale di Modica. Vediamo in questo momento le reliquie di San Giorgio, ecco, questo bellissimo spettacolo pirotecnico. Ci lasciamo alle immagini del suono ambientale.
È emozionante questa uscita del Santo di San Giorgio qui a Modica. Vi ricordiamo che siamo in diretta streaming da Modica per la festa di San Giorgio. Canale 15 trasmette in tutto il mondo e vi propone queste immagini suggestive dell'uscita del Santo. Colorate questi bigliettini, veramente, veramente un momento emozionante. La cavalcata del Santo davanti al Sagrato, avanti e indietro, il cavallo come un cavallo che trotta. Sono dei momenti veramente emozionanti, vedere i portatori entusiasti anche dal colore delle magliette, il rosso, simbolo del fuoco di amore. Ecco, San Giorgio, il simulacro si avvicina davanti alla nostra postazione, portato a spalla da centinaia di portatori con la divisa rossa. Bellissime queste immagini, veramente. L'inno a San Giorgio, ecco, i portatori praticamente alzano la vara e innano a San Giorgio, inneggiano a San Giorgio. Vediamo avvicinarsi il percolo del simulacro di San Giorgio.
i portatori inneggiando San Giorgio, viva San Giorgio! Abbiamo trovato l'organizzatrice di questa di questo spuntino che si fa a metà strada del percorso di San Giorgio. Possiamo vedere adesso, penso la tavola è vuota, c'erano pizzette, arancine, ci sono ancora delle uova dolci, limonata, aranciata, succhi di frutta, tutto quello che occorre per pagnotte, brava, tutto quello che occorre per ristorare le persone. E abbiamo qui la signora, una delle signore che ha, signorina che ha organizzato tutto questo. Vediamo come si fa ad organizzare tutto, lei è stata singola oppure hanno collaborato altre persone? Hanno partecipato un po' tutti, più di 40 persone, hanno messo 5 euro a persona e abbiamo fatto questo perché per noi è importante farlo. Lo dobbiamo fare. Quindi è una... C'è dove non vuole, non ha importanza, è una tradizione. Ma io mi ricordavo che c'era, perché io sono di Pachino praticamente, e io mi ricordavo che c'era una sosta con le bevande, ma io parlo di 30 anni fa. Guardi che da 10 anni la faccio già io ogni anno così, di tutto e di più, anche le frittelle ci sono state, quindi e va bene così, per noi è un stare insieme, l'importante è stare insieme. Grazie comunque, grazie, in bocca al lupo. Siamo dentro il Collegio delle Salesiane dove sta entrando in questo momento il percorso di San Giorgio, portato di corsa dai portatori. Le grida entusiaste delle persone che accolgono San Giorgio dentro l'oratorio delle suore salesiane.
ti stai trovando. Giorgio! Cosa lo facevi? Giro, giro, donna. Ah, sono di Natale. Ciao Anna! Non ci viene a mangiare, non c'è niente! Non ci viene a mangiare!